Il gelato è cultura, il gelato è tradizione, il gelato è una poesia. Il primo ricordo è la famiglia, il primo ricordo è la nonna, anche se sembra una banalità, ma provengo da una famiglia di ristoratori, gelatieri, che in qualche maniera ci sono cresciuto dentro una macchina del gelato. Il cambiamento è stato sicuramente fine anni 90, dove l'esigenza personale è stata quella di svincolare il gelato nella sua forma tradizionale e farlo diventare un qualcosa di più di quello che era. In qualche maniera penso che il cambiamento c'è stato. Sono il presidente della compagnia Gelatieri e la compagnia Gelatieri si prefigge di raccontare, siamo narratori di gelati in qualche maniera e raccontiamo le nostre esperienze in giro per il mondo su quello che è il gelato, su quello che era il gelato e su quello che pensiamo che possa diventare il gelato. Il nostro gelato è un atto culturale e di questo ne sono convinto, ne siamo convinti tutti noi. E andiamo avanti per questa strada, quindi grazie anche all'apporto e a questa collaborazione con Alma riusciamo a svincolarci da un concetto di gelateria di nicchia, ma sempre di più che diventi un prodotto di cultura e invidiato in tutto il mondo. Il gelato va degustato ad occhi chiusi, secondo me questo è il vero, no? Plus, meccanismo di capire una degustazione di un gelato. Bisogna farsi guidare dal sentimento anche assaggiando un semplice gelato, chiudiamo gli occhi e cerchiamo di ritornare bambini o di andare nel futuro grazie a una pietanza così popolare ma così importante per tutti noi. Allora, all'interno del corso di Alma io mi sono occupato principalmente di due dinamiche, uno sulla ricettazione e la spiegazione del gelato al cioccolato e del sorbetto al cioccolato. Quindi c'è stato un excursus, spero, esaustivo di quello che intendo io e intende la compagnia per quanto riguarda il gelato al cioccolato all'interno della ricettazione di una gelateria contemporanea. E prossimamente invece mi occuperò proprio del concetto di gelateria contemporanea che mi contraddistingue in maniera personale, visto che parlo di esperienza contemporanea un po' di tempo e la gelateria contemporanea è quella gelateria che è conformista nella sua ricercatezza della tradizione, nella sua applicazione della tradizione, ma diventa anticonformista invece nello scoprire nuove visioni, nuovi concetti, fortemente però legati alla tradizione. Quindi parlerò di gelateria di tradizione, dove però diventa un qualcosa di completamente diverso applicando degli ingredienti inusuali all'interno di un gelato banale, tra virgolette, come magari un gelato di crema piuttosto che un gelato di mandorla. E l'idea è proprio quella di far scoprire ai nuovi ragazzi in che mondi potremo addentrarci solo sognando un po' o allargare i nostri orizzonti invece della tradizione tipica del nostro gelato, cioè integriamo, perché no, al nostro gelato determinati gusti inusuali come il sale, una forte acidità, l'amaro, piuttosto che ingredienti come l'olio di oliva, il formaggio o quello che più ci può aggradare a quel momento e facciamo diventare questo gelato un gelato dei ricordi, un gelato dei bambini, ma che sia anche un gelato del futuro. La formazione è un elemento imprescindibile per qualsiasi tipo di attività, a maggior ragione per una disciplina così tecnica come la gelateria. Dico sempre che corsi come questi sono fondamentali per la crescita di un professionista contemporaneo, appunto, che guarda al tecnicismo come momento di transizione per poi
lasciarselo andare in qualche maniera e farlo diventare un momento esperienziale. Mi spiego meglio. Impariamo la tecnica in maniera più esaustiva possibile per poi dimenticarcene in qualche maniera. L'apporto qui nostro, e grazie ad Alma, è proprio questo concetto qui, di far diventare il gelatiere un gelatiere contemporaneo, un gelatiere che parla di bilanciatura, ma che parla anche e soprattutto di gusto. Quindi parla di bilanciamento di gusti, di sensazioni olfattive e sarò banale, ma anche di sentimenti. Il gelatiere è matto, tendenzialmente è un matto perché io un po' mi sono fatto delle domande a riguardo. Personalmente nasco in un laboratorio che all'inizio era un sottoscala, quindi per anni sono stato sottoterra, non c'era l'ausilio di internet, quindi avevi una visione un po' distorta e quindi ti creavi questo tuo mondo fantastico tra i rumori delle macchine, il rumore assordante della musica che mettevo, che doveva sovrastare i rumori delle macchine, quindi il gelatiere è un solitario che però è diventato qualcosa in più negli ultimi anni grazie invece alla condivisione. La condivisione che contraddistingue proprio il movimento della compagnia Gelatieri e la compagnia con Alma, compagnia per Alma, Alma per la compagnia e viceversa.